nona edizione di un evento che entra a far parte anche di un circuito nazionale. Siamo partiti con le imbarcazioni Azzurra 600, che sono un progetto palermitano, siciliano. Siamo arrivati alla classe ANSA, che è una classe assolutamente inclusiva, sparsa in tutto il territorio italiano, e tanti atleti da tutta Italia. Abbiamo atleti che vengono dal Friuli, dalla Liguria, dalla Lombardia, dalla Calabria, siciliani tantissimi, insomma, che si sfideranno qui nelle acque del Golfo di Palermo. È sicuramente un evento importante perché ci permette anche di unire sport, turismo, inclusione, lo stare bene insieme, scambio di buone pratiche. Di che imbarcazioni si tratta? La nostra classe è aperta sia ai normodotati che diversamente abili, quindi anche in regata, nelle regate che faremo appunto l'1 e il 2, troverete atleti sia normodotati che diversamente abili. La peculiarità dell'imbarcazione è che, oltre a essere sicura, può essere portata sia in singolo che in doppio, quindi diciamo anche gli atleti che hanno una disabilità agli arti superiori potranno andare in barca, in quanto saranno accompagnati da un istruttore disabile che garantirà accanto a loro una navigazione sicura. La base nautica della Lega Navale di Palermo è aperta 12 mesi su 12 e se ne è accorta la pubblica amministrazione, che ci ha sostenuto anche nel mondiale che è stato fatto nel 2021, ma al di fuori della vela di punta, agonistica di punta, c'è un lavoro quotidiano che con ragazzi che hanno difficoltà, e meno giovani, anche diversamente giovani, no? Tutto l'anno riesce, col criterio della non esclusione, a coinvolgere ragazzi down, anche con la collaborazione con la FISDIR e non solo col Comitato Italiano Paralimpico, consente, ripeto, da gennaio a dicembre consente questo genere di approccio. Grazie all'ospitalità degli amici della Lega Navale di Palermo, sono sempre molto accoglienti e organizzano sempre tutto alla perfezione. Con piacere, per la terza volta dopo il 2019-2021, ritorniamo qui alla Cala per partecipare a questa bellissima, coloratissima e fantastica regata, dove le emozioni, i sorrisi di noi regatanti sicuramente coloreranno e renderanno ancora più speciale il Golfo di Palermo. Com'è il mare di Palermo? Ma è bellissimo, voi i palermitani sono accoglienti, il cibo è letteralmente devastante, torniamo sempre con piacere, e anche come classe ANSA, di cui ho il piacere di essere vicepresidente, siamo particolarmente orgogliosi di ritornare in questa location che 2 anni fa ha organizzato una delle edizioni del mondiale della classe ANSA più strepitose. Quindi grazie ancora agli amici di Palermo, grazie a tutti quanti voi, venite a vederci in mezzo al mare. Buon vento a tutti.